Sindaci della Campania riuniti a Napoli da ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che rappresenta e fa da stazione appaltante per circa 460 comuni campani. Un'occasione per conoscersi e rilanciare sul tappeto le questioni più impellenti relative alla pubblica amministrazione. Diversi comuni del sud della provincia di Salerno presenti alla giornata, che ha prestato il fianco anche alla presentazione del protocollo d'intesa firmato lo scorso ottobre tra ASMEL e i distretti turistici della Campania, è teso a rilanciare il comparto anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. Secondo ASMEL, il turismo può fruttare un importante giro d'affari e i distretti turistici diventano in questo caso fondamentali per dare la spinta al settore e poi all'intera economia campana. Di qui l'intesa che vuole facilitare le opportunità di investimento, perché mette insieme da una parte i distretti con tutte le agevolazioni che portano con sé e dall'altra l'ASMEL, il cui coinvolgimento favorirà la semplificazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Proprio per siglare il ruolo rivestito da ognuno, la necessità di uno scambio di competenze e di specificità, ciascuno contando sui propri punti di forza tra pubblico e privato, nella sede dell'incontro è stata allestita una piccola fiera con gli stand dei vari enti coinvolti, tra cui i distretti turistici, un'occasione che ha visto in vetrina anche il territorio del Golfo di Policastro.